Ad agosto del 2021, la Waymo, azienda sussidiaria di Google, ha lanciato un programma per testare i loro veicoli a guida autonoma in diverse città degli Stati Uniti, tra cui San Francisco. Questo è quello che viene chiamato un servizio di robotaxi, ovvero un servizio di taxi senza conducente, e i clienti, quando lo usano, vengono invitati anche a lasciare un feedback sulla loro esperienza in modo tale che la Waymo possa migliorarne il servizio. Tuttavia, il gruppo Safe Street Rebel stanno boicottando i veicoli della Waymo. Come? Utilizzando mazze chiodate, tagliando le gomme, ma neanche per idea, semplicemente posizionando uno di quei coni, spalti traffico, sopra il cofano. Quando infatti viene posizionato uno di questi coni, l'auto si ferma e accende le quattro frecce, finché qualcuno rimuove quel cono. Ma perché mai verranno perpetrati questi atti di boicottaggio? Lo vediamo dopo la sigla. You can... Benvenuti e benvenuti ai pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo dei disagi che sta provocando la Safe Street Rebel ai veicoli di guida autonoma della Waymo. Ma prima di cominciare voglio ricordare come al solito che se siete nuovi o di ritorno di iscrivervi al canale e di cliccare la campanella degli avvisi per rimanere costantemente aggiornati con i vari contenuti che porto su questo canale. E quindi adesso andiamo a vedere cosa sta succedendo nella città di San Francisco. Questo collettivo di persone ritiene che il servizio robotaxi lanciato da Waymo non stia effettivamente né riducendo gli incendi stradali né riducendo il traffico, anzi lo stia peggiorando. Inoltre ritengono che questi veicoli non fanno altro che prendere i dati degli utenti, ovvero dei clienti che usano il servizio robotaxi, e quindi rende tutti i cittadini di San Francisco dei beta tester non pagati. Infine, la cosa più importante che loro rimarcano per giustificare i loro atti, a loro dire, ritengono che i veicoli a guida autonoma renderanno le strade più a misura di macchina che più a misura di cittadino. E quindi in un loro video su TikTok non fanno altro che farci vedere come si disabilitano questi veicoli. Basta trovare uno di questi coni spalti traffico che troviamo dappertutto in ogni città del mondo e di posizionarlo semplicemente sul cofano. In questo modo il robotaxi, trovandosi sopra questo cono, resterà fermo con le quattro frecce. Waymo rilancia che il comportamento di questo collettivo di persone è vero e puro vandalismo, perché loro non sanno nulla sulla tecnologia che muove i loro veicoli e inoltre, facendo questi atti che loro ritengono sia vandalismo, non fanno altro che incoraggiare altre persone a fare lo stesso, rendendo le strade che lo stesso collettivo Safe Street Rebel vuole rendere più sicure, di fatto meno sicure. Benissimo pinguini, questo era tutto quello che c'era da sapere sulla notizia di oggi, ma fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate dei veicoli a guida autonoma. Porteranno dei benefici alla nostra civiltà? Scrivetemi quello che pensate proprio qui sotto nella barra dei commenti. E beh, la conoscete visto la quantità di commenti che mi lasciate. E tra l'altro io vi leggo tutti, tutti. Magari non posso rispondere a tutti, ma leggo tutti. E quindi io vi rimando agli altri video che porto su questo canale e vi ringrazio come al solito per la vostra attenzione e quindi ci vediamo alla prossima. Ciao Kino!